Ciao a tutti, sono Fran. Oggi vi spiego tre movimenti per migliorare e mantenere la mobilità del torace e evitare i problemi dei ipercifosi, rotazione delle spalle avanti e pressione sui polmoni e sul diaframma. Il primo movimento è prendi una altezza di 50 centimetri o anche di più, non c'è problema. O panca, o una sedia, o un divano, o letto. Metti tutti e due gomiti nella linea delle spalle, tutte e due mani uniti, e da qua metti il ginocchio un po' dietro e spingi te stesso dietro. Qua arriva forza su dal giona torace e mantieni questa posizione dal 10 e 20 secondi. E può fare questa circolo 2 o 3 o 4 volte continuamente. La seconda movimenti è che vai sul terra, sdraiati sul pancia, larga in mani che dovete sentire comodo e metti mani in linea del petto. E da qua tira i gluti bene, dal fronte inizia ad andare su. O fai inclinazione con petto verso indietro e solo fai inclinazione fino giù a torace, non vai giù e rimani qua dal 10 o 20 secondi, non rimani nell'apnea e sempre prendi più forza dai muscoli del dorsale, non è con mani solo e ritornati. Anche questa può fare 2 o 4 volte, 10 fino a 20 secondi. Diverse volte al giorno, anche con altri movimenti insieme. Il terzo movimento è chiama Paschima Baddha Unghliasana. Paschima vuol dire West, Baddha Unghliasana e le dita incrociate. Cosa si deve fare? Nella vita quotidiana, sempre nella posizione seduta, noi senza consapevolezza confrontiamo con questi problemi. Quindi vai in piedi, incrocia i dita. E allunga dietro, apri le spalle bene e gluti tirati anche qua, collo rilassato, rimani dal 10 e 20 secondi. Dopo, nella prossima volta, cambia incrociamento, come esempio queste dita della mano sinistra è giù, cambia l'incrociamento, oltre dita viene giù e vai dietro, fai oltre 10 o 20 secondi. Ok? Può fare nella vita quotidiana diverse volte. Quando vuoi, 2 o 4 volte anche insieme. Se avete qualche domanda e qualche dubbio, puoi scrivermi. Grazie mille, buona serata.